Ciao, io sono la Pape, Laureana Paperina. Dipingo, disegno e piace spaziare anche ogni tanto con la fotografia, con delle piccole installazioni. Prima il disegno è la caratteristica principale di quello che faccio, tutto inizia da lì. Il progetto della mostra si intitola Doomsday, il giorno del giudizio. È stato pensato per dare una mia visione del tempo in cui viviamo, del mondo contemporaneo e dare una mia visione di un'ipotetica fine del mondo. Io prediligo lavorare sul piccolo e per questa ultima mostra invece ho voluto realizzare pezzi anche molto grandi, personaggi, perché alla fine c'è anche una ricerca sul personaggio da inserire nel dipinto, no? Sono tutti personaggi ripresi nel mondo della televisione, della musica, da internet, e personaggi miei che formano una sorta di spamming totale. Sono nata negli anni 80, cresciuta poi anche negli anni 90, così riferimento ai cartoni animati e serie giapponesi sono importanti. Nel lavoro che faccio mi piace capovolgere un po' le situazioni, mi piace che un buono possa diventare un malvagio e viceversa. All'interno dei lavori che faccio spesso e volentieri mi prendo gioco del mondo dell'arte. Ho fatto una serie di lavori proprio dove uccidevo gli artisti contemporanei e del passato attraverso le loro stesse opere. E quindi questo per me è un modo anche di ironizzare anche sull'arte, sulla storia dell'arte. Poi all'interno dei dipinti possiamo trovare spesso e volentieri riferimenti proprio a personaggi di artisti. Quello che voglio fare è raccontare un po' del nostro contemporaneo, no? Del mondo in cui viviamo attraverso appunto i miei occhi e la mia mano. E quindi sì, sapere chi c'è, cosa non c'è e cosa è successo in passato è molto importante. Prendo spunto anche da personaggi del mondo di internet e della musica. Il latte in realtà è il personaggio di uno dei video di Blur, che è Milky, e ho voluto inserirlo all'interno del quadro. Possiamo ad esempio trovare la Venere di Botticelli, rivisitata in maniera paperosa, oppure Saturno di Goya, che invece di mangiare l'uomo mangia le patatine di McDonald's. Splatter nei lavori che faccio, ma non tanto quanto ne facevo fino a qualche anno fa, adesso mi sono un pochino più ingentilita. Ad ogni modo, lo splatter è un riferimento ai film degli anni 80-90. In realtà, come ogni trittico fiammingo o comunque rinascimentale che conosciamo, dove c'è un inferno, c'è il purgatorio, ma c'è anche il paradiso. La mostra si conclude con il mio piccolo angolo di paradiso. Questa è The Pape Prophecy, una mia installazione a cui lavoro da un anno e mezzo. Avere la fortuna di prendere una profezia fatta da me e disegnata in modo originale, quindi per chi ha anche poco budget, insomma.